Henriette Mercier è ricomparsa improvvisamente, forse per assumere la parte della protagonista nella lotta mortale per il possesso di Leigh Garland. Si è incontrata con Cilento. Si è incontrata con Berkshire. Ed ora eccola ospite a Villa Fuller. Uno strano gioco il suo, condotto sul filo del rasoio. Forse troppo rischioso per lei. E se l'assassino colpisse un'altra volta? Non riesco a capire l'atteggiamento di Sheridan. Perché non interviene in qualche modo? Già, ma in che modo? Senza prove sicure, ogni iniziativa sarebbe destinata a fallire. Anzi, permetterebbe forse all'assassino di salvarsi. Ma sento che qualcosa di grave, di definitivo, sta per accadere. In bocca al lupo, tenente Sheridan! È un cacciatore. Ce ne sono sempre in giro da queste parti. Andiamo. Confesso che la passeggiata si sta facendo troppo emozionante. Anche per me. Che ti prende? Sei impazzito? Io mi domando se non siete impazzito voi. Che cosa volevate fare? Idiota, li seguivo, ecco tutto. Puntando il fucile? Col canocchiale! Sotera, ne ho abbastanza di te. Levati dai piedi una volta per sempre. Me l'avete detto molte volte in guerra. Non l'ho mai fatto e mi avete sempre ringraziato. Vi sono stato a fianco in tutti i momenti difficili. Ma ora è peggio. Lo so, ma forse la soluzione è più vicina di quanto crediate. Fidatevi di me.
completamente, come facevate una volta. Rosalie, ecco, possiamo abbreviare tagliando di qui. A meno che Henriette non soffra di vertigini. No, no. Che ti aiuti io. No, grazie. Preferisco vedere dove metto i piedi. Come vuoi. Un po' imprudenti, non ti pare, Kate? E come? Temerari addirittura. Beh, che uno debba fare lo stambecco per servizio va bene, ma per divertimento. Già, facevamo un giretto, ci avevano segnalato da questa parte un paio di cacciatori di Frodo. Abbiamo sentito uno sparo. Sì, poco fa. Ecco. Adesso però prendete il sentiero. Niente scorciatoie. Questi sono posti difficili. Anche per noi che li conosciamo, purtroppo. E una disgrazia fa presto a succedere. D'accordo? D'accordo. Grazie, sceriffo. No, 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 vi faremo compagnia. Tanto stavamo rientrando anche noi. Bene. Stasera mi peso 3 chili di meno, ci scommetto. Muoviti, stambecco. Ecco, visto? Florence, credo che il colonnello abbia bisogno di voi. Andate giù. Va bene, sì. Grazie.
Mia cara, c'è una questione molto importante che solo tu potrai aiutarmi a risolvere. Questa è la piena conferma dei miei sospetti. Un nuovo motivo che si aggiunge al mio desiderio di rivederti. Parti al più presto, ti aspetto, Rudy Feist. Non c'è dubbio che Henriette Mercier è una delle due ragazze della foto con Feist. Ma io vorrei capire perché è venuta qui. Cosa vuole? Che cosa intende fare? Potrebbe trattarsi solo di una coincidenza. Sì, invitata a Lake Town da Feist, ha poi saputo che qui abitava una sua compagna di collegio ed è venuta a trovarla. No, è troppo semplice. Non è una coincidenza che si sia procurata i numeri telefonici di Berkshire e di Cilento. Li ha incontrati certamente ed è venuta alla villa con uno scopo preciso. Presto, rimetti tutto a posto e poi raggiungici. È tutto in ordine per i funerali del povero signor Ronald. Ho controllato io stesso tutti i preparativi. Bene, grazie Clark. Vogliamo andare, papà? Penso che sia meglio arrivare qualche minuto prima. Frederick? No, non viene. È andata a fare un giro nella piantagione. Forse è meglio così. Ma tutti si aspetteranno di vederlo alla cerimonia funebre per suo cugino. Diremo che il medico non gli ha permesso di muoversi. Non si poteva costringerlo. E la tua amica? Dov'è? Henriette. Sì. Sul lago. Non scende più da quel motoscafo. Una vera passione. E pensare che non sa neppure nuotare. Strano tipo quella ragazza, eh? Tu cosa ne sai di lei? Sì, dico. Intendo qualche cosa di più che non riguardi soltanto gli anni del collegio, insomma. Che cosa dovrei sapere? È capitata qui a Lake Garland, è venuta a trovarmi. Perché? A te non piace, vero? Lo avevo capito. No, è un'idea mia, così. E quanto pensi che intenda rimanere? Henriette? Sì, Henriette. Ma non lo so, non gliel'ho chiesto. Ma se volete spiegarmi. Maria, non ci mettiamo altre fantasie in testa. Di che cosa dovremmo preoccuparci? E poi come si fa a dubitare di Henriette? Non avete visto che occhi? La verità, caro Thomas, è che tu soffri di mania di persecuzioni. Si dice così, no? Sì. In ogni modo, se Henriette avesse fatto qualcosa per dispiacervi, io dovrei saperlo. No, è una mia sensazione. Sbagliata. Anzi, certamente sbagliata. Su, sbrighiamoci. Io non sono mai arrivato in ritardo in vita mia. Signor Clark. Che c'è, Florence? Non so come dirvelo, signor Clark. Che è successo? Poco fa ho incontrato il signor Sotera su nel corridoio. Ebbene, che c'è di strano? Forse l'avrà mandato su il colonnello? No, aveva un'aria come se non volesse farsi vedere. Lo hai riferito al colonnello? No, ho pensato fosse meglio parlarne prima con voi. Hai fatto benissimo. Non parlarne con nessuno. E se noti ancora qualcosa di strano, vieni subito a dirmelo. Soltanto a me. D'accordo, signor Clark. Ha bisogno di nulla, signorina Mercier. Io sto per uscire. No, grazie.
c'è nessuno? No, signorina, sono andati tutti al funerale del povero signor Ronald. Grazie. Salgo sua cambiere. Prego, signorina. Quanto? Quanto? $25,000. Che appetito! Oh, una ragazza in gamba, non c'è che dire. Una faccia tosta. Quando mi è arrivata all'improvviso in ufficio, col pretesto di chiedermi se Faest aveva lasciato qualcosa per lei... $25,000, voi avrete risposto picche, naturalmente. No, fiori. È il caso di dirlo, no? Già, gliel'ho promesso invece. Così se volete la prenderete con le mani nel sacco, Henriette Mercier. Ricatto? Già. Non è così? Il signor Berkshire è un furbone. Un vero genio. Perché ho fatto male? No, no. Tutt'altro, se avete riconosciuto in lei una delle ragazze della foto con Faist. Oh, non c'è il minimo dubbio. E lei sa di essere la pedina più importante del gioco. Altrimenti non avrebbe osato chiedermi una cifra simile. Per aiutarmi a battere Cilento nell'acquisto di Lei Garda. E voi volete batterlo a tutti i costi, vero Percy? Ricorrendo a qualsiasi mezzo. Ma non a prezzo di un delitto. I delitti sono due ormai. Sentite. Prego, prego, prego. Prego. Perché tanto nervosismo? Sentite, so che mio malgrado la mia situazione è difficile. E non ve ne voglio se nutrite ancora degli ingiusti sospetti sul mio conto. Ma io voglio uscire da questa situazione ad ogni costo. Anche a costo di rinunciare all'acquisto di Lake Gallant? Anche. E venendo qui a denunciarvi il ricatto di Henriette Mercier, vi ho dato la prova migliore della mia onestà, mi sembra, inoltre... Inoltre? Coraggio, Becci. È un'esitazione troppo calcolata. Volevo dire che la mia visita qui è anche una prova della mia volontà di collaborazione con voi per il buon esito dell'inchiesta. Ringraziamo commossi. Volete spiegarvi meglio, se vi riesce? Non voglio dire con questo che Henriette Mercier sia colpevole. Ma attraverso le sue parole ho capito che lei aveva parlato con Ronald Fuller. Quando? Penso lo stesso giorno del delitto. E a casa di Ronald Fuller, naturalmente. Questo non lo so, non sono riuscito a capirlo. Bene. Adesso firmerete il verbale, se non vi dispiace. Impegnandovi a non rivelare a nessuno quanto ci avete detto o suggerito. Certo, certo. Avete la mia parola. E poi è interesse mio, no? Fumo azzurro? No, cielo d'estate. Sì, è buono. Peccato che lo usano tutti ormai. Anche Ronald Fuller lo usava. Già, ne abbiamo trovato una bottiglia nel suo bagno. E con questa? Ah, capisco. È meglio, no? Se non l'aveste trovata, un naso molto sensibile avvertendo questo profumo in casa di Ronald. Ma io non ci sono entrato. Già, voi avete bussato e ribussato. Esattamente come vi ho detto. E non vi siete accorto che la porta era semplicemente accostata? Chi lo afferma? Tony Cilento. E voi credete più a Cilento che a me? Perché se voi aveste visto Ronald Fuller morto, ce l'avreste detto, no? Naturalmente.
Così avreste provato l'innocenza di Cilento, giunto dopo di voi. Vedete, Bercher, il vostro guaio è che volete essere troppo furbo. È pronto, per barbare? Pronto, tenente. Se volete degnarvi. Pronto? Sì, sono io. Sì, le ho parlato. Pretende molto. Non vedo altra scelta. E bisogna far presto. No, no, non è per la polizia. Ma anche qui alla villa possono capire da un momento all'altro. E allora sarebbe la fine. Signore. Lawrence. Perché non deve parlare? L'ha fatto apposta per me. Ma io non gliel'ho chiesto. Se non lo vuoi, perché fai tante storie? Colonnello, la tua gentilezza non si smentisce mai. Papà, cosa stavi dicendo ad Ariete? Giralo. Giralo, ho detto. Voglio tagliarne una fetta dall'altro lato. Se temi che sia avvelenato, perché non ne dai prima un pezzetto a quel fenomeno zoologico? Frederick, ma che dici? Astesi? Figuriamoci se voglio mettere in pericolo la sua vita, poverina. Lei è una donna molto simpatica, signora. Oh, davvero? Grazie, Henriette. Ma allora perché sono rimasta vedova? Beh, visto che il tuo primo marito... Frederick! Scherzo anch'io, non vi pare? E voi non ne prendete? No, grazie. Anzi, se permettete, vorrei fare un giro nella piantagione prima di andare a dormire. Fermati alla villa stanotte. Così ci sentiamo tutti più sicuri. Vero, Stacy? Grazie, Flora. Avrei tanta voglia di partire con te domani, Henriette. Grazie, Flora. Siete proprio decisa a ripartire? Speravo vi tratteneste qualche giorno. Lo farei volentieri, se potessi. Tanto ci vai presto in Europa. In viaggio di nozze, no? Ah, sì, certo. E dunque? E allora perché questo tono ironico? Secondo te qualcosa ce lo impedirà? Non prendete il budino, signorina Mercier? Oh, sì, grazie. Peccato che Henriette debba ripartire. È vero che è capitata qui in un brutto momento.
Non è per questo, ve l'assicuro. Mi aspettano. Fidanzata? Non essere gelosa, Paola. Sì. E non cambiamo discorso. Prima, per la storia del budino, posso anche avere scherzato. Ma la verità è che non fa piacere a nessuno sapere che in giro si vende impunemente quel terribile veleno che ha ucciso il povero Ronald. Chiunque può procurarselo. E poi, magari, per sbaglio. Thomas, devi fare in modo che il consiglio di contea ne proibisca la vendita. Lo farò, Nora, stanne certa, alla prima riunione. Sì, ma intanto... Non si potrebbe cambiare? Oh, sì, cambiamo musica. La penso io. Sapete cosa vi dico? Che se dipendesse da me io venderei tutto a Cilento. Che c'entra questo discorso, zia? Ma come che c'entra? Ma è l'argomento fondamentale, mia cara. Cilento è un mascalzone senza scrupoli e se lui... Io preferisco i mascalzoni senza scrupoli. Alle gatte morte come Berkshire o come qualcun altro. Vero, Stacy? Perché venderete la piantagione, signor Fuller? Forse, signorina Mercy. Ma solo se saremo costretti. Perché ti tormenti, Freddy? Dimenticheremo tutto questo. Quando? Quando saremo sposati. Ma tu lo vuoi, Rose? Lo vuoi veramente? Perché ne dubiti? Clark. Zia Nora. No, non ho bevuto abbastanza. E non riesco a dormire. Non ci riesco più in questa casa. Ecco, signore. Il fedele e devoto Clark. Una perla di maggiordomo come voi dovrebbe fare anche l'assaggiatore. Mi sentirei più tranquilla. Smettila con le tue buffonate. Buffonate? Sei il povero Ronald! Zia, sei insopportabile! Me l'hai già detto troppe volte, cara. Ma sì, smettiamola! Freddy! Sono un buon attore, papà, non avresti dovuto dubitarne. Spegnete quella radio! Permettete, vado a bermelo in pace in camera mia. Andiamo su. Adesso mi sento un po' più tranquilla. Un poco, ho detto. Perché non fate come me, Henriette? Forse dormireste meglio. Oh no, io non bevo mai. Al massimo un bicchiere di latte prima di addormentarmi. Avete sentito, Clark? Certo, signorina. Provvedo io. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, signora. Buonanotte. Buonanotte.
Buonasera, signorina Wallace. Visto che progressi in francese? Oh, sì. L'accento non si avverte nemmeno. Perché parlavo in francese. Signor Gillette. Buonasera, signore. Stasera a pranzo non gli andava bene niente. Credi che abbia dei guai? Signor Cileto, cercate il signor Greg. Chi vi ha chiamato? Scusate. È la prima volta che lo vedo senza quel simpaticone di Craig. Già, ma se glielo fai notare ti mangia vivo. Perché? Che cosa fate qui? Su, al lavoro. Plaza, San Francisco. Subito, signore. Non avete l'aria di divertirvi, signor Cilento? Perché non andate a ballare? Voi non avete bisogno del bastone. Signor Cilento? Cabina 1. Grazie. Se ci vediamo più tardi, forse vi offrirò dello champagne. Che bellezza! E perché? C'è per forza bisogno di un perché. Nessuna telefonata. Ah, buonasera, tenente. Che fine ha fatto quella bella ragazza del 212? Partita, signore. Ebbe... senza lasciare indirizzo. Peccato. Cominciava a piacermi questo albergo. Tenente, non ho ancora scoperto che bevete di solito. Niente, Tommy, non bevo mai niente. Ma questo significa che siete sempre in servizio? Beh, se la spiegazione ti consola, diciamo che è così. Posso? No, grazie. E se volete sapere perché, chiedetelo a Tommy. Questo lo prendo io. Il solito Bloody Mary, signor Cilento? Sì, una doppia dose di vodka. Subito, sì. Che allegria. Non mi portate a ballare? Ma io vorrei tanto, ma io non so ballare. Ah, posso, allora. Perché non deve ballare? Robert.
bisogno di nulla, tenente? Notte di allegria, eh? Già. Dalla vostra faccia. Fra un po' qualcuno diventerà troppo allegro e allora... Anzi, sarà meglio che vada a dare un'occhiata. Scusate. Miriam, sei deliziosa. Quando la smetterete di considerarmi una bambina? Lo sei, Miriam. E per me lo sei. Solo per voi, Ezio? Perché? Devo dirtelo? Scommetto che non ve ne ricordavate neppure che stasera sarei venuta qui a ballare. Hai vinto. Papà sostiene che un poliziotto non può essere un uomo di spirito. E sbaglia. Ah sì? Allora voglio ballare un surf con voi. O siete rimasto il boogie boogie? Mi piace l'alligallo. Ah sì? Oh, benissimo, coraggio allora. Continua a parlare come se fossimo qui per casa. Sono di servizio anch'io, tenente Sheridan. Scusa. Ah, ti sei messa anche il rimmel, eh? Sì. Bourbon liscio. Doppio. Subito, signorina. Perché non mi salutate? E quel furgone di Berkshire? Dov'è? Posso offrirti qualcosa al bar? Vi servo ancora, Ezio? No, cara. I tuoi amici ti stanno aspettando. Che cosa mi avresti offerto? Un bicchiere di latte? È vero che avrei brindato con voi come se fosse champagne. Ciao. Se non volete ascoltarmi, io urlerò. Così mi sentiranno tutti. Lasciatemi! Mi fate male. Avanti. E col minimo di parole. Io ho paura, signor Cilento. Berger è come impazzito. Non so più che cosa pensare. Io li voglio bene. Ci dobbiamo sposare. Mettetevi d'accordo con lui. Fatela fare metà. Io cercherò di convincerlo. Ho paura per lui anche. Di quello che potrebbe fare. O di quello che ha già fatto. Cos'è? Siete rimasti soli e vi state confortando? Già. Dove saranno mai Craig e Bash? Signor Sheridan, al telefono, lo sceriffo. Grazie. Permettete?
Sì? Sì, d'accordo. Vengo. Chi è? Il vostro latte, signorina Messina. Lì, per favore. Buonanotte, signorina. Florence? Sì? Lo hai preso tu dalla bottiglia? Certo, nel frigorifero. Chi c'era in cucina? La cuoca, naturalmente. E il signor Clark. Nessun altro? Voglio dire, qualcuno che non vi entra abitualmente. Mi pare di no, signorina. Ti hanno ordinato di tenere sempre la bocca chiusa, è vero? Buonanotte, signorina, merci. Buonanotte.
ucciderò. Sveglierò tutta la casa. No, no. Io voglio assolutamente impedire un terzo delitto. Chiunque voi siate e qualunque cosa voi rappresentiate in questa orribile faccenda che ha già provocato la morte di due persone, dovete scomparire. Scomparire? Non basta che io riparta domani? Non siate stupide. Saremmo qui se le nostre intenzioni fossero diverse. Dovete andarvene, all'insaputa di tutti e facendo perdere le vostre tracce. Questi sono 10.000 dollari. Ve ne darei di più se li avessi. Ed è già tutto predisposto perché possiate ripartire senza che nessuno se ne accorga. Nemmeno la polizia? Nemmeno. Chi dovrebbe commettere un terzo delitto? Credete che noi lo sappiamo? Se io sparisco, non ha importanza che me lo diciate. Chi secondo voi? Vi siete fatto un'idea? Forse voi sospettate che chi ha già ucciso due volte sia qualcuno della vostra famiglia. Siete pazza! Lasciatela parlare! O qualcuno che vi sta molto vicino. E voi volete salvarlo. O salvarvi. E allora? Potrebbe trattarsi di lui. Di voi. E io vi credo disposto a tutto pur di salvare il nome e il patrimonio dei Fuller. Tanto più che se Rosalind non sposa più Frederick. Non una parola di più. Vi sbagliate. E un giorno ve ne accorgerete. E non dimenticate soprattutto che la vostra vita è in pericolo. Allora, accettate o no? Non metteteci con le spalle al muro. Ma la polizia ci sorveglia tutti. Domattina uscite sul lago per una delle solite corse col motoscafo. Invece di rientrare, dirigetevi al lato opposto. Dietro al promontorio c'è un vecchio pontile dove vi aspetterà una macchina per condurvi all'aeroporto di San Francisco. Troverete il biglietto a nome Mary Smith, canadese. Io non so nuotare. E con questo? Clark. Non sono tranquillo, signorina Paola. Non riuscivo a dormire e ho pensato di fare un giro. Che c'è? Niente, in apparenza è tutto normale. Siete stato anche giù? No, non ancora, se volete. Sì, è meglio. Avete ragione voi, Clark. Anch'io sono tutt'altro che tranquilla. Specialmente per Fred. Immagino che neanche lui riesca a dormire. Volete che... No, no. Andate pure. Non portate bagagli, dareste troppo nell'occhio.
ve li spediremo. D'accordo. Grazie. Perché devo togliermela dal cuore, come dici tu? Io la sposerei anche se non avessi un soldo. Quante volte devo gridarvelo in faccia? Rosalina è mia. Mia! E guai a chi si mette fra me e lei. E se fosse una donna diversa da quella che tu credi? Non è vero! Tu non vuoi vederla, la verità? Sì che la vedo finalmente. Tu l'hai sempre odiata, Rosalina. Tu e il caro papà, con le sue arie da vecchio gentiluomo del sud, volete soltanto i suoi soldi, ecco la verità. No, non è più così. Perché? Avanti, dillo, perché? Non li vogliamo più i suoi soldi. E Rosalie non ti ama, Freddy, non ti ama. Devi rinunciare a lei per sempre. Lei se ne andrà e noi... E noi dimenticheremo tutto, vero? E nessuno saprà mai che ha ucciso Feist e Ronald. Già, non si tratta più di salvare la terra di Fuller. Ma qualcuno della famiglia. Ti scongiuro, Freddy, rinuncia a Rosalie. Mai. Me ne andrò con lei. Ma non ti vuole. Ti odia. Non è vero. E se dici questo mi fai pensare. Che cosa? Che tu voglia salvare il caro papà. O il tuo Sotera. O te stessa. Sei pazzo. Già, sono pazzo! Ne siete tutti convinti! E allora sono stato io a uccidere! Freddy... Lo pensi davvero di me? E tu? Di me?
Dove vai? Ti faccio paura. Non mi dici di sedermi? Dobbiamo parlare, noi due. Non farmi impazzire, Ariette. Io non capisco. Ferma! Chiedi chi è. Chi è? Niente paura, signori. La signorina Rosalind non è stata neanche sfiorata dal colpo. Volevi ucciderla! Paola! Sì. Volevo ucciderla. Volevo uccidere anche me. Un gesto impulsivo. Inconsulto. Troppo diverso da quelli ben congegnati di chi ha ucciso due volte. Di chi poco fa è sceso all'imbarcadero e ha sabotato il motoscafo con cui doveva andarsene a Riet. La nostra esca. È il momento che aspettavo, signorina Kreisky. O meglio, signorina Myrna Erriger. La pistola per Feist, il veleno per Roland. E il lago per Henriette Mercier. Sì, il motoscafo sarebbe affondato in mezzo al lago domattina mentre Henriette fuggiva su istigazione di Fuller. E così tutto doveva sembrare una disgrazia. Non ci doveva essere un terzo delitto. E tantomeno qui alla villa, vero, signorina Erigan? Voi siete pazzo! Siete pazzo! Rosalind, ascolta. Non avete capito? È lei che ha ucciso. Voleva uccidere anche me. Sarebbe stato meglio. Assassina. Avrei dovuto conoscerti prima. Jackson. Che si vesta, presto. Venendo!
pensa tutto quello che avrebbe dovuto soffrire. Non c'era speranza. È meglio così. È giusto. Il destino è giusto. Posso vederla un'ultima volta? E degli altri due giù, che ne facciamo? Lasciali liberi. Bergsche l'avevo convocato io. Dovevamo firmare questa notte stessa. Sì, sì, lo sapevo. Clark. Avrei dovuto conoscerla prima. Ma le volevo tanto bene che... Dunque, signori, dopo questa calorosa accoglienza alla nostra collaboratrice, credo sia il caso di riprendere il nostro discorso. Voi siete... No, preferisco... Vi ho mostrato la foto, come avete visto è del tutto insignificante all'apparenza, eppure doveva avere un'importanza fondamentale, determinante. Feist l'aveva appena ricevuta... E venne ucciso. E chi gli aveva mandato la foto? La signorina Mercier. Così Feist non aveva rivelato i motivi della richiesta? Ah, scusate. No, prego. No, l'aveva soltanto invitata a raggiungerlo al più presto. E l'altra ragazza della foto? Ecco, questo è il punto. L'altra ragazza... era Rosalind Kreisky. Ah, l'altra Rosalind Kreisky. La vera Rosalind Kreisky. Ah, ecco. E Feist invece aveva incontrato Lake Town un'altra Rosalind Kreisky, che diventò la sua carta vincente, la donna di fiori. Esattamente. Feist aveva conosciuto in Europa la vera Rosalind Kreisky. E quando incontrò la ragazza che ne aveva preso il posto, non si preoccupò di smascherarla. Preferì ricattarla. Ricattarla? Ma come? Cominciò col pretendere dalla falsa Rosalind un deciso intervento nella vendita della piantagione dei Fuller, in attesa, certo, di altri vantaggi. Ma come poteva imporsi ai Fuller la sedicente Rosalind Kreisky? In molti modi, vero Barney? Sì, la piantagione era completamente ipotecata. La banca, la Old Pacific, temporeggiava solo perché contava in un intervento finanziario della ragazza. Si dava per certo il matrimonio di Rosalind Kreisky con Friedrich Fuller, il figlio del colonnello, ma
ma lei non volle correre rischi. E quello del ricatto era un rischio permanente. Decise di togliere di mezzo Faist. Faist le aveva fissato un appuntamento, prima con un biglietto finito nelle mani di Frederick Fuller e poi con una telefonata di conferma. Vigliacco! Ho scherzato. C'era da rimanere veramente ingannati. Già, ma il diverso calibro delle pistole usate da Frederick e dalla ragazza ci evitò di commettere un grave errore. Intanto le indagini furono complicate da altri elementi. Erano in molti a correre dietro a quella fotografia. E non era facile distinguere le intenzioni e le iniziative di ciascuno. Fino a questo momento, per esempio, non sappiamo ancora per conto di chi agisse Rod Calum. Chi? L'uomo ucciso nell'ufficio di Berkshire. Per legittima difesa. Sì, per legittima difesa. Certo, per legittima difesa. Quello che aveva forzato la cassaforte per impadronirsi della foto. Già. Sì. Tenente, non pensate che fosse un uomo di Cilento? Mastino ha ancora molta influenza nell'ambiente. Signori, non basta pensarlo. E le prove? Poi ci fu la seconda vittima, Ronald Fuller. Certo, i miei colleghi vorranno sapere come Ronald Fuller scoprì che quella ragazza non era Rosalind Kreisky. Questo è importante. Un punto cruciale. Vogliamo chiarire. È giusto. Lo seppe in un modo molto semplice e molto abile. Lo seppe da Henriette Mercier. Non credevo certo di rivelare un segreto quando gli dissi durante la fuga in macchina che l'altra ragazza della foto era Rosalind Kreisky. Ah, ecco perché l'altro. Ronald Fuller telefonò alla falsa ereditiera, sicuro di poter fare il gioco che non era riuscito a Faist. Un'illusione che durò solo poche ore. Quella sera stessa fu avvelenato. Un altro po' d'acqua, per favore. No. No. Non stai qui. Iacco. No. Prego.
tutto merito tuo, vero Ronald? Ma non lo so, non lo so cosa gli ha preso. Ha ascoltato alcune frasi di una conversazione telefonica tra Rosalind e me. Scherzavamo, come sempre. E si è messo in testa che gliela voglio portare via. Tenente, e dopo la morte di Ronald Fuller? Dopo la morte di Ronald Fuller, la nostra situazione si fece davvero critica. Signorina Madison. Vero, Barney? Sì, ma poco dopo riuscimmo finalmente a rintracciare Henriette Mercier. Era rimasta nascosta in casa di Ronald Fuller, in attesa di ripartire. Pensava davvero di correre un serio pericolo. E quando era fuggita? Subito dopo la morte di Ronald Fuller. Raggiunta l'autostrada, aveva ottenuto un passaggio a bordo di una macchina diretta a San Francisco. Quando riuscì a rintracciarla e potei parlarle, la carta vincente passò nelle nostre mani. Ormai conoscevamo bene il segreto della fotografia, ma non avevamo ancora in pugno l'assassino di Ronald e di Feist. Fu allora che proposi alla signorina Mercier di aiutarci e lei non esitò. Confesso con una certa preoccupazione. Ha recitato la parte della ricattatrice con tutti i possibili colpevoli con una bravura pari al coraggio. Grazie, troppo buono, tenente Sheridan. No, è la pura verità. Un grosso rischio davvero. Già, potevano ucciderla. Io direi che avete osato un po' troppo. Vero, ispettore? Ero al corrente, responsabile quanto lui. Grazie, Grant. Comunque, le siamo rimasti sempre vicini. Non era pedinata, era sorvegliata. Quando si trasferì a Villa Fuller, il rischio aumentò. Ma si trattava di un rischio calcolato. Noi sapevamo benissimo che nell'interno della villa non avrebbero osato niente contro di lei. Chi l'avesse fatto si sarebbe tradito. Ma qualcosa del genere è avvenuto. Ah, il latte drogato. Ma... E perché non lo stesso veleno che era servito ad uccidere Ronald allora? No, un terzo delitto... specie in questo modo, avrebbe escluso la colpevolezza di Cilento e di Berkshire, e sui quali il criminale voleva forse convogliare tutti i sospetti. No, questa volta il delitto doveva sembrare una disgrazia. Sì, il sonnifero nel latte avrebbe permesso di trasportare Henriette sul motoscafo sabotato. Una bella spinta col motore acceso e via in mezzo al lago. Sì. E forse non avremmo neppure trovato il corpo. E scusi, chi cercò di farla ripartire dalla villa? Clark, il maggiordomo. Finsi di ricattarlo e lui cade nel tranello. Tanto è vero che lo riferì per telefono a Rosalind. Il colonnello, non visto sorprese, la telefonata. E insieme a Paola costrinse Clark a parlare. Da quel momento, per fortuna, ha avuto un valore determinante la vera natura dei Fuller, che oggi, posso affermarlo, è pronta ad ogni sacrificio e ogni rinuncia pur di non subire compromessi con la propria dignità. Tant'è vero che quella stessa notte convocarono Berkshire per accordarsi sulla vendita. Di notte? A quell'ora? Cilento non doveva saperne nulla. Si può avere una foto di Myrna Carrigan? Chi è Myrna Carrigan? Signorina Madison. Ha capito tutto, eh? Le faremo avere nel pomeriggio. Grazie. Ah, le svilupperò io stesso le, di là nel laboratorio. Myrna Carrigan, il vero nome della falsa Rosalie. Avete capito adesso? Già, Myrna Carrigan, la nipote di Clark. È un curioso individuo questo Clark, fu lui ad avere l'idea della sostituzione. Io vorrei definire la sua una paradossale buona intenzione. Lui si proponeva infatti due scopi positivi: sistemare sua nipote Myrna, tanto ambiziosa quanto povera, e risolvere il problema della famiglia Fuller, ormai sull'orlo della rovina.
Scommetto che non gli sembrava nemmeno di rubare, visto che il patrimonio Kreisky andava allo Stato. Come ci andrà? Già, già, quando si ruba allo Stato, eh? Sì. Chissà da quando Clark aveva in mente questo piano. Certo, l'idea gli venne durante il suo unico viaggio in Francia. Ah, questo è interessante. Dunque, sì, i Fuller lo avevano mandato in Francia per riportare in patria Rosalind Kreisky dopo la morte del padre. Si sarebbero incontrati a Marsiglia, dove Rosalind, da Parigi in volo, avrebbe raggiunto Clark. L'aereo precipitò e tutti morirono. Ma Clark fece in modo che Rosalind Kreisky sopravvivesse. Ma la lista dei passeggeri? Rosalind era registrata come Rosalind Lockwood, il cognome della madre. Sì, va bene, ma come avrebbero potuto Clark e la nipote sostenere così a lungo una situazione abbastanza rischiosa? Beh, rischiosa. Non direi, Rosalind Kreisky aveva lasciato l'America all'età di 3 anni e tutti l'avevano conosciuta come Rosalind Lockwood. Quando Rosalind tornò, o meglio, quando Myrna Kerrigan arrivò, nessuno avanzò dubbi sulla sua identità. Aveva documenti in perfetta regola. Ci sono degli ottimi specialisti nella fabbricazione di passaporti. E inoltre c'era l'avallo di Clark Kerrigan. Qualcosa di simile al caso Bentley. Sì, certo. E già anche allora si trattò di una sostituzione di persona, con la complicità di un avvocato, mi pare. Il tutore, sì, mi sembra. Sì. Proprio così. La falsa Rosalind sarebbe entrata in possesso dell'eredità con tutti i crismi legali, divenuta ormai a tutti gli effetti Rosalind Kreisky. Una solidissima posizione sociale ed economica, un nome di prestigio, un avvenire sicuro. Una situazione da difendere a qualunque costo. E infatti non ha esitato ad uccidere. 2 volte. Si preparava a farlo per la 3ª volta. Io penso a Frederick Fuller. Già. Lui amava davvero Rosalind. Signori, io credo che... Sì. Grazie, ispettore. Grazie. Io vado a telefonare al giornale. Vorremmo vedere le foto. Grazie Se ne vanno finalmente. Già. Se ne vanno. Papà ve l'ha fatto promettere di restare per qualche giorno, vero? Vi spetta una vacanza. Questo sì, ma... Ma Lake Town non è Acapulco, vero Ezio? E voi dovete partire per Acapulco. Non devo, Miriam. E non ci andrò. Ma... No. Me ne è passata la voglia. Acapulco. Honolulu. Venezia. C'è una specie di magia in questi nomi. Sono posti troppo belli. Non ci si può andare da soli o quando è troppo tardi. Ma voi non ci andreste da solo? Credi che non si possa essere soli anche quando si è in 2? Ezi. Dimmi. Sareste solo anche con me?
Te no. Ezio. Ma è troppo tardi. Troppo tardi. E adesso? Papà si chiederà perché non rimanete almeno fino a stasera. Non se lo chiederà, Miriam. Sa che è meglio così. Sarà giusto, ma io non la capisco. Questa storia del troppo tardi. Anche ieri con Kid facevamo il conto della differenza di età fra voi e Miriam. Beh, io dico che non c'è poi... Jeremy! Vieni qui. Lo vuoi ancora un posto nella mia squadra? Quando sarà il momento? E come? E allora... spiegaglielo tu a Miriam che... non è questione di anni. E di che allora? Lei vi vuol bene. E Mills mi ha detto che voi ripetete spesso che una vera famiglia è la cosa più bella che c'è al mondo. Ecco, una vera famiglia. E io non la posso più formare. È troppo tardi. Capisci perché? Sì, tenente Sheridan. E adesso valla a chiamare. Voglio salutarla. Peccato. Speravo in una festicciola. E stasera avreste cantato anche voi. Ah. Sapete, tenente, che in questi giorni sono dimagrito 4 chili. Certo, ingrasserò di nuovo. Non succede mai niente da queste parti. Non direi. È successo anche troppo, non ti pare? Sì. Ezio. Voglio un regalo da voi quando sarete a San Francisco. Quello che vuoi, Miriam. Qui non si trova. Quel disco. Quello che suonava in albergo. E che avremmo dovuto ballare insieme. Me l'ha insegnato lei? Sleepless Hours si chiama. Ore senza sonno. Sarebbe stato meglio che si chiamasse in un altro modo. Va bene, Miriam. Te lo manderò. Arrivederci. Ciao. Ciao, Barney. Le valigie. Ciao, Miriam. Ciao. Thank you.
però temo voglio.